Prima Linea, un programma che vede protagonisti uomini e donne impegnati tutti i giorni ad affrontare e risolvere i più svariati problemi, ma anche attenti a cogliere le opportunità, sfruttandole per il bene comune. Personaggi che ricoprono incarichi di responsabilità in ambito pubblico e privato. Uomini e donne in prima linea. Un format che prevede 10 puntate a stagione, con un fortissimo appeal verso i telespettatori. Prima linea. Sono io che vado a fare la spesa e controllo tutto ciò che va acquistato. E anche quest'anno è arrivato il tempo delle arance. Farinelli Fresco Market. Allora, oggi siamo col sindaco di Castelsardo, Franco Cucureddu, buongiorno. Buongiorno a voi. La nostra prima domanda è sempre la stessa. Chi è Franco Cucureddu? Difficile presentarsi. Sono un amministratore locale da molti anni, ho una formazione giuridica, sono laureato in giurisprudenza e mi occupo soprattutto da tanti anni di turismo. Sono presidente del consorzio Rete dei Porti Sardegna, che è uno dei principali consorzi turistici della Sardegna, sia per quantità che per qualità del target. E faccio parte del direttivo con l'incarico di rappresentare l'Italia all'estero nelle occasioni internazionali dei borghi più belli d'Italia, quindi mi occupo di turismo dei borghi, che è il segmento in maggior crescita in questo momento. E credo, insomma, che voi siate interessati soprattutto all'aspetto turistico, quindi nella presentazione mi fermerei qui. Che borgo, parlando di borghi, Castelsardo ha trovato quando è diventato sindaco? Ma Castelsardo aveva un turismo, tradizionalmente è stato uno dei centri che negli anni 60 è iniziato a affacciarsi al turismo, legato essenzialmente al balneare. Però c'era già un museo istituito nel 1973 all'interno del castello e poi aperto molti anni dopo, che è il Museo dell'Intreccio Mediterraneo. Noi abbiamo lavorato per rafforzare l'immagine di Castelsardo legata alla cultura, legata ai grandi eventi, legata al turismo di qualità, legata al turismo nei borghi, che è il grande fenomeno in ascesa del turismo italiano. Oggi il turismo nei borghi rappresenta il terzo pilastro dell'offerta turistica italiana, dopo il turismo delle città d'arte e il turismo marino balneare. Abbiamo superato abbondantemente il turismo invernale, sciistico, quello dei laghi, il turismo attivo e così via. Quindi è un segmento in grande crescita, dovuto anche a fattori internazionali. Ma c'è stata una perdita di appeal a livello internazionale delle grandi capitali europee a causa degli attentati, c'è stata una perdita di appeal anche del Mar Rosso e delle destinazioni del Maghreb, e quindi i grandi tour operator cercano nuove destinazioni. Ecco, il turismo nei borghi più belli d'Italia in Italia, ma il Pueblos más bonito in Spagna, le plus beaux villages de France, le plus beaux villages del Valloni, i villaggi più belli del Giappone piuttosto che del Canada, tutti assieme, i 1000 borghi più belli del mondo, rappresentano un segmento di assoluto interesse per il mercato mondiale. Ecco, il nostro sforzo è stato quello di far sì che questo bellissimo borgo potesse avere anche le caratteristiche, attraverso importanti investimenti sia nel pubblico che nel privato, perché quasi tutti gli edifici del centro storico di Castelsardo, che è stato dotato anche di un piano del colore, sono stati finanziati per essere recuperati, e attorno a questi abbiamo costruito una gestione efficiente del museo, con grandi investimenti sulla tecnologia, sull'innovazione, sul presentare un museo più accattivante, l'apertura di un nuovo museo a distanza di 40 anni dall'istituzione di questo, che è il Museo delle Origini Genovesi, il MOG, in un bellissimo edificio restaurato. Tutto ciò ci ha consentito, attraverso investimenti sia nel settore pubblico che nel settore privato, di poter presentare il nostro
il nostro centro storico come uno dei centri storici più affascinanti della Sardegna, assieme a Bosa, a Posade, a Carloforte, a Zara, che sono gli altri borghi inseriti nel Borgo Belle d'Italia, e l'ultimo entrato è Sadali. Questo cambio di rotta che lei ha voluto imprimere qui a Castelsardo ha trovato per caso qualche resistenza? Beh, ogni volta che si fanno cose fortemente innovative bisogna poi convincere con i fatti, con i risultati, dalla bontà di una scelta strategica o di una visione che si ha. Inizialmente il centro storico non aveva molte attività, ne aveva pochissime, quindi quando si è visto che i turisti arrivavano, che c'era richiesta di turismo culturale, che il nostro museo è passato in pochi anni a raddoppiare o a triplicare addirittura le sue presenze, è chiaro che sono aperti numerosissimi locali, quindi appena si percepiscono i risultati le resistenze scemano. Le resistenze ci sono soprattutto legate invece alle restrizioni, nel senso che per essere nei borghi più belli d'Italia, e noi ci siamo entrati nel 2002, bisogna chiudere il traffico nel centro storico e quindi ci sono sicuramente dei disagi per la popolazione, per chi ci vive, per chi ci abita, per chi ci deve venire. Però sono delle restrizioni che sicuramente sono state accettate anche perché hanno portato dei risultati. Poi abbiamo portato i risultati nel senso che i nostri bandi sono sempre piazzati ai primi posti e questo ha consentito ai privati di avere le risorse per poter restaurare i propri edifici, dove sono sorti poi B&B, strutture ricettive, locali di diverso genere, bar, ristoranti e così via, e oggi il nostro centro storico è un centro storico estremamente vivo, soprattutto nel periodo estivo. Castelsardo ha un record di presenze su questo museo che sta all'interno del castello, questo MIM. Sì. Che cosa è esattamente? Il MIM è il Museo dell'Intreccio Mediterraneo, è un museo etnografico, chiaramente la grande attrattività, il grande fascino è dato dal fatto che è un castello all'interno di una rocca fortificata, inespugnata. Castelsardo non è mai stato espugnato, l'unica città della Sardegna per la quale non si è mai riuscito a espugnarlo. E il MIM, in un'intuizione degli anni 70, allora era sindaco mio padre, Figlio d'arte allora? Ero stato negli anni 70, mio padre è stato sindaco per 10 anni. E io allora ricordavo da bambino appunto questa volontà di aprire un museo che valorizzasse la cestineria di Castelsardo, però confrontandola con quella del resto del Mediterraneo. E così qui abbiamo cesti che provengono un po' da tutta l'area mediterranea, soprattutto le raccolte stanno arricchendo molto in questi ultimissimi anni. In maniera particolare qui le abbiamo del Marocco, della Grecia, dell'isola di Creta. Sì, è un museo che vuole portare a raffrontare le varie realtà. Questi cesti, per esempio, molto molto particolari, anche con due varani imbalsamati, provengono da una oasi dell'Algeria, si chiama Boussada, o Boussada alla francese, e sono realizzati con, noi usiamo il fieno marino, loro usano questo arbusto che è l'unico che cresce in vicinanza di questa oasi nel deserto e dove devono stare attenti quando vanno a raccoglierlo perché ci sono i varani che si nascondono e cercano ombra all'interno di queste macchie. E sono pericolosi i varani? E i varani sono carnivori, sì. Sono carnivori. E qui ci hanno voluto donare i cesti con il materiale con il quale si fanno, gli attrezzi con i quali si fanno, ma anche la fauna locale di questo bellissima oasi dell'Algeria sahariana. In questa riorganizzazione del museo, dove abbiamo riprogrammato anche riorganizzato gli spazi, l'illuminazione con i LED, il core 10 per dare delle informazioni, abbiamo anche trovato come spunto, chiaramente non abbiamo documenti reali, ma uno spunto che potrebbe, che ci ha ispirato a dare un senso al Museo dell'Intreccio Mediterraneo. Qui abbiamo ricostruito con attori, con immagini in costume, con una regia, un filmato che riguarda un personaggio vissuto nel 200, Caffaro da Caschifellone, che è stato il primo annalista, nel senso che annalista con due N, nel senso che ha scritto gli annali, nel senso che faceva una sorta di diario delle sue attività. E lui era un diplomatico genovese che girava un po' il mondo, ha partecipato anche alle crociate
e dovunque andava prendeva gli oggetti locali. Quindi noi abbiamo immaginato, pur non avendo documenti che lo certifichino, che sia stato proprio Caffaro inviato in una delle colonie di Genova, qual era questa nostra fondata dei Doria, e magari abbia portato qui dei cestini e abbia visto che c'erano altre donne che facevano i cestini, e quindi magari la prima collezione di cestini del Mediterraneo potrebbe essere nata, a noi piace immaginarlo così, proprio grazie a questo personaggio della Genova medievale, Caffaro a Caschifellone, che girò per il Mediterraneo a raccogliere oggetti, tradizioni, usanze, anche di ricette che poi portava un po', riportava a Genova. Tutti parlano di turismo, tutti cercano di dare le loro ricette. Alla fine, cosa bisogna fare per passare dalla teoria alla pratica, un po' come avete fatto voi? Cioè, che tipo di approccio mentale e culturale ci vuole? Sì, è vero che da molti anni ci si riempie la bocca parlando di turismo, di questa utilizzando questo termine destagionalizzazione anche impropriamente spesso, però passare dalla teoria alla pratica è tutt'altro che semplice. Bisogna lavorare sodo, creare condizioni attrattive, l'attrattività poi va comunicata, quindi con azioni di marketing mirate e inizialmente mirate ai turisti e quindi ad attrarre flussi, successivamente al lavoro che stiamo facendo ora, mirati ad attrarre investitori che canalizzino i flussi, perché è evidente che se un operatore mette i suoi aerei, mette i suoi voli, porta le persone, come acquista gli hotel, come è successo recentemente a Castelsardo, si superano anche i problemi atavici della Sardegna, che sono quelli dei trasporti. Quindi per un operatore, quando io con questo operatore che porta oggi circa 600 olandesi a settimana a Castelsardo da inizio aprile sino a metà novembre, ho parlato dei problemi dei trasporti e i problemi dell'insularità, questo si è messo a ridere, ma per me non c'è problema dell'insularità, per me portarli a Castelsardo, portarli a Ibiza, a Formentera o a Sharm el Sheikh è esattamente la stessa cosa. Li porto qui perché ritengo che con le condizioni che sono state create di inserimento nei principali network nazionali e internazionali, i riconoscimenti ottenuti, borgo più bello d'Italia, uno dei borghi più belli del mondo, le bandiere blu per le nostre spiagge, i riconoscimenti FE, ha un appeal che può essere commercializzabile. E quindi si è lavorato per posizionare la nostra città, i nostri borghi, costruire reti, ne abbiamo circa 25, perché poi abbiamo le reti delle città storiche del Mediterraneo, abbiamo le città regie, abbiamo la cattedrale di Sardegna per il turismo religioso, sono numerosissime, abbiamo la rete dei porti per il turismo nautico, che ha sede proprio legale qui a Castelsardo. Abbiamo lavorato sui network per consolidare in tanti segmenti un posizionamento importante di Castelsardo nel mercato turistico. Dopodiché bisogna lavorare per creare degli attrattori singoli in ogni singola stagione. L'attrattore fondamentale che fa associare Castelsardo alla possibilità di turismo non solo estivo è l'attrattore culturale e poi l'attrattore dei grandi eventi. Se io associo Castelsardo al Capodanno, significa che Castelsardo è una destinazione in cui ci posso andare tutto l'anno. Quindi investire in quel periodo significa, anche per chi non viene al Capodanno naturalmente, però sente che Castelsardo è un luogo che può essere vivo anche nella Settimana Santa piuttosto che negli altri eventi destagionalizzati che realizziamo grazie ai bandi appositamente istituiti da diversi enti, dalla Regione, ma anche la Fondazione di Sardegna, dall'Unione Europea in passato, ci ha consentito appunto di creare questa
dissociare la Sardegna, che è un'immagine tipicamente balneare, dissociarla da questa immagine, costruendo su Castelsardo un'immagine di turismo tutto l'anno. Ci si è lavorato per anni e oggi stiamo raccogliendo i frutti, e sono frutti importanti. Sicuramente conta anche molto, anzi soprattutto, la competenza. Io credo che i risultati arrivano solo quando ci si applica, si studia, si è a conoscenza, si creano le relazioni, si ha la capacità di convincere gli altri sulla propria visione, gli altri partner, le altre città. Quando si costruisce una rete bisogna che i vantaggi siano anche a favore degli altri, non solo del proprio comune. E quindi, chiaro, è importante, molto importante non improvvisarsi, avere una competenza che viene riconosciuta, esercitare una proposta e avere una visione chiara su ciò che si vuole. Sindaco, cosa teme di più, la burocrazia o l'ignoranza? Guardi, spesso le due cose sono anche legate, nel senso che spesso quella che ne fa più paura, molti burocrati, non assumendosi la responsabilità, lo fanno perché non hanno la competenza per assumersela. Quindi è più semplice dire no o non dare una risposta in tempi celeri o addirittura immediati, piuttosto che prendersi una pratica, studiarla, approfondirla e dire sì, no, oppure no perché è così, o sì a queste condizioni. E quindi diciamo che spesso le due cose sono entrambi insomma dei problemi. Poi l'ignoranza, chiaramente ognuno è ignorante, io mi ritengo ignorante in moltissime materie, e cerco di studiare quando devo affrontare determinati temi. La burocrazia invece, purtroppo, l'ignoranza legata alla burocrazia, purtroppo, quando persone vanno a ricoprire ruoli per i quali non sono all'altezza. E quando questo capita in uffici pubblici, i danni si evidenziano. Diventa un problema. Ma diciamo che, oltre alla burocrazia così intesa, ci metterei anche la normativa, perché noi facciamo spesso delle norme che sono adatte per creare problemi alla realizzazione di un progetto. Basti pensare che se oggi io dovessi partecipare a un bando e vincerlo per fare un'opera pubblica, quell'opera pubblica difficilmente, se un'opera un po' complessa, a Castelsardo tutte le opere sono complesse per problemi di dissesto idrogeologico, di tutela monumentale, di vincoli paesaggistici. Immagini che spesso abbiamo 17-18 enti che devono esprimere pareri su un singolo progetto. Per realizzare un progetto, se oggi dovessi vincere un bando, io penso che il cantiere riusciremo a aprirlo tra non meno di 4 anni, ma non meno se si lavora sodo e se si riesce a trovare rapidamente gli accordi con tutti gli enti, per le fasi progettuali che sono previste, per magari gli espropri, le impugnative che i privati fanno agli espropri, gli accordi con tutti gli enti che è necessario trovare, i tempi per gli appalti dei lavori che sono lunghissimi. Quindi quando va bene 4 anni, quando va male possono essere 8, 9, oppure le opere possono rimanere incompiute perché magari l'impresa non le fa regola d'arte, se ne nasce un contenzioso. E quindi diciamo che ignoranza e burocrazia, soprattutto se associate, sono due cose estremamente toste per chi ha dinamismo, voglia di fare, voglia di realizzare, idee chiare, progetti, è un bello ostacolo. Che cosa significa essere un uomo in prima linea? Beh, prima linea sono i soldati in trincea, però non cambia molto. In effetti è un momento molto, molto difficile, perché è un momento di crisi economica, un momento nel quale ci sono stati grandi tagli alle risorse dei comuni, e quindi nel momento in cui ci sono stati i tagli, quindi minore risorse per il sociale, minore risorse per i cittadini, è il momento anche nel quale ci sono le maggiori esigenze.
perché chi ha perso il lavoro, le industrie che chiudono, o le conversioni dei modelli di sviluppo portano anche a ritagli di molto assistenzialismo che c'era, alcune pensioni che non vengono più date, maggiori restrittività nello stato sociale italiano. Quindi si scarica molto e molte di queste tensioni si scaricano sul comune. Quando non si hanno, bisogna inventarsi una nuova capacità di reperire risorse. Noi a Castelsardo andiamo orgogliosi del fatto che siamo uno dei comuni che spende moltissimo in risorse sociali, circa un terzo del bilancio lo spendiamo per il sociale con iniziative che sono di assistenza. Siamo molto orgogliosi di alcuni interventi che facciamo, per esempio, e che non si vedono, e questa è l'utilità, che sono estremamente legati alla condizione di privacy, ma facciamo per i sofferenti mentali, per i minorati psichici, che hanno un'assistenza molto molto importante, ma poi anche tutte le iniziative di tipo sociale e culturale, per l'infanzia, per i giovani, abbiamo laboratori teatrali, musicali, di cestineria, di panificazione, anche per tramandare le attività tradizionali di madre in figlia o di padre in figlio. E quindi diciamo che spendiamo molto in sociale, ma secondo noi sono soldi assolutamente ben spesi. E questo ci consente di alleviare alcune tensioni che lo Stato, la Regione, con i loro tagli scaricano inevitabilmente sui comuni, sui sindaci, che sono visti come il primo referente istituzionale, quello a cui rivolgersi anche quando il comune non ha magari alcuna competenza istituzionale. Problema con Abbanoa, molti vengono in comune perché hanno un problema con Abbanoa o con l'Enel, faccio un esempio, o magari hanno un problema con l'ASL o con la prefettura. Ecco, siamo il primo il punto ente, di riferimento qui. Riferimento per i cittadini è sempre l'amministrazione comunale e il sindaco. La cosa più brutta, il fatto più, diciamo così, che l'ha colpita di più da quando è sindaco? Allora, appena eletto sindaco, una cosa che mi era molto molto colpito è stato quello di dover firmare un'ordinanza di demolizione. Non la firmai io, la firmò naturalmente il responsabile, ma che il comune dovesse fare un'ordinanza di demolizione per una casa regolarmente autorizzata da parte di un emigrato, in Germania, che con tutti i risparmi aveva costruito questa casa, aveva acquisito tutte le autorizzazioni, ma nel far la casa la fece nel comune di Castelsardo anziché in quello di Valle d'Oria per qualche metro. Nel comune di Valle d'Oria quel terreno era edificabile, spostandosi al comune di Castelsardo era assolutamente inedificabile, quindi la capitaneria di porto lo verificò, fece l'ordinanza di demolizione, questo signore ripartì in Germania e si rimise a lavorare. C'è stato verso di risolvere il problema? E non si può risolvere, purtroppo era un'inedificabilità assoluta, totale, e questa è stata veramente dura, perché vedere una persona che investe tutti i propri risparmi, che desidera tornare in Sardegna, che fa le cose regolarmente, che ottiene autorizzazione, poi magari un geometra che sbaglia nel posizionare l'edificio o un'impresa che sbaglia di qualche metro e veda demolito tutti i risparmi della vita, è una cosa che mi aveva fortemente scioccato e mi ha fatto riflettere sulla burocrazia e sulla volte la incompetenza di alcuni soggetti. La cosa più simpatica che gli è accaduta? Ma tante cose simpatiche, tante cose gratificanti, che hanno, soprattutto quelle che danno ruolo alla mia città nel mondo, avere rapporti con personalità di grandissimo livello, di grandissimo spessore morale, umano, culturale, politico, essere riusciti a regalare un forno per il pane che sfama 1000 persone ogni giorno al Betlemme è stata una cosa di grande soddisfazione. Essere ricevuti da Arafat, aver portato lì un premio Nobel come Rita Levi Montalcini, aver incontrato papi che ci hanno ringraziato per ciò che facciamo nell'ambito della conferenza permanente che la nostra città fa per la Terra Santa, per riportare un clima di pace attraverso il concerto, per esempio, di Natale, che va in onda da 17 anni ormai, il Mondo Visione lancia un messaggio di pace dalla Chiesa della Natività di Betlemme, è sicuramente una cosa che mi ha gratificato, perché
tutti i musicisti, amministratori ci riconoscono la nostra piccola città e anche la città di Valmontone che è, insieme a noi organizzato al compianto Angelo Miele, ottimo sindaco di Valmontone, morto qualche giorno fa, questa intuizione che per unire le città, come diceva la Pira, bisogna, per unire le nazioni bisogna prima unire le città e non gli stati. E quindi questo ci ha portato a creare legami con tutti i sindaci delle città storiche del Mediterraneo, ormai sono 52, e questa è stata una cosa più simpatica e più gratificanti vedere crescere creature di questo genere. Ma insieme a queste anche tante altre reti ci hanno dato grandi gratificazioni, quali la rete dei porti, la rete delle città storiche al Mediterraneo, la rete delle città regie, delle cattedrali di Sardegna, dei borghi più belli d'Italia, dei borghi più belli del mondo, delle bandiere blu. Questa in prima linea non significa solo risolvere i problemi, ma sapere anche cogliere le opportunità. Assolutamente, tutti i giorni. Assolutamente. Noi abbiamo puntato da sempre, da subito, nel cercare di capire il funzionamento della progettazione comunitaria, studiare molto, costruire bandi per creare, cioè, quindi fare le reti, perché senza reti i bandi non si vincono, e cercare di vincerli quasi tutti i restauri che vedete nel centro storico, più del 90% delle risorse provengono dall'Unione Europea. Quindi cogliere le opportunità per noi significa partecipare ai bandi con idee innovative, con progetti innovativi, con progettazione di qualità, a volte anche con progettazione di eccellenza, e riuscire a conquistare le risorse. Poi l'Europa non tutti non i progetti vanno a buon fine, ma l'Europa ma non è così cattiva allora. Perché in questi giorni parlare dell'Europa, consente anche di fare tante cose. Nei nostri confronti è stata molto generosa. Adesso la Sardegna, purtroppo o per fortuna, torna in obiettivo 1, nel senso che purtroppo perché è il segnale di un impoverimento, siamo tornati sotto i 3/4 del reddito medio pro capita dell'Europa. Per fortuna perché ci dà alcuni miliardi di risorse nuovamente a disposizione anche per l'infrastrutturazione, per la coesione. E credo che se sono ben spese, se non vengono restituite, se le progettazioni sono di qualità, possano essere veramente ulteriori possibilità per i sindaci e per le città della Sardegna per costruire un modello di sviluppo importante. Sindaco, qua dove ci troviamo? Allora, questa è stata una delle ultime opere inaugurate. Siamo nel MOG, il Museo delle Origini Genovesi, l'antico convento, originariamente era un monastero benedettino, poi convento francescano, che abbiamo acquisito dai privati, restaurato con un intervento estremamente complesso ed ora adibito a un museo che nell'ultimo piano rappresenterà una rete, un progetto UNESCO, una tentative list UNESCO che pensiamo di presentare nel 2019 per mettere assieme tutti i siti del Mediterraneo, del Mar Nero, ma anche della riva atlantica, anche del Brasile, e per metterle a confronto un po' come abbiamo fatto nel Museo dell'Intreccio del Mediterraneo. Da qui abbiamo una bellissima vista sulla cattedrale che da qualche giorno, direi proprio da meno di una settimana, ha ripreso la sua antica caratteristica delle coperture, perché era stata per 30 anni coperta da un bruttissimo tetto a 20 rame che siamo riusciti a eliminare con un intervento da 100.000 euro, e poi abbiamo un bellissimo parco, il parco dell'Ugrannaddu, anche questo l'abbiamo acquisito dai privati, realizzato nel all'inizio quando è stato sindaco nel primo e nel secondo mandato, e che si collega attraverso delle passerelle alla cinta muraria che abbiamo completamente restaurato, in parte anche ricostruito perché era crollata nel 1600, e abbiamo recuperato anche il ponte levatoio, quindi tutta la parte a mare è stata recuperata attraverso dei percorsi molto suggestivi per i quali ci vuole un po' di tempo per farli, che passano in tutta la parte diciamo occupata da chi assediava, che abbiamo una chiave di lettura vista anche dagli assedianti, e attraverso il ponte levatoio si rientra dalla parte bassa
in un altro bellissimo parco che da qui non vediamo, sta dietro la cattedrale di Sant'Antonio Abate, che è il parco di Manganello, e da lì si può avere accesso a altri due importanti siti culturali e museali, che sono il Museo Ampuriense, quello in cui sono conservati i quadri bellissimi, capolavori del maestro di Castelsardo, e risalendo l'antico episcopio, dove di recente è stata allestita una bellissima mostra sulla stregoneria, realizzata anche da persone che evocano queste processi e con tutti gli strumenti di tortura che venivano utilizzati in quel periodo. Quindi diciamo che i due musei comunali e le due strutture museali della chiesa fanno sì che in questo spazio abbastanza raccolto del centro storico di Castelsardo si possa avere un'opportunità, un'offerta culturale estremamente ampia e estremamente soddisfacente. Quindi diciamo che offerta culturale, monumenti, beni culturali, quadri, dipinti, sculture, e uniti a scenografiche viste, a panorami, a scorci di questo genere, inseriti all'interno del contesto del Golfo dell'Asinara, oggi non si vede molto bene perché c'è foschia, ma con l'Asinara a sinistra e la Corsica di fronte, fanno di questo spazio uno degli spazi più suggestivi della nostra città. E poi dicono che dalla cultura non si vive, perché ci sono molti sindaci purtroppo che di cultura si riempiono la bocca, poi non la mettono in pratica. Si diceva di cultura non si mangia. Beh, noi possiamo dire il contrario, il comune di Castelsardo investe tanto, derivati dalla cultura. Esatto, noi abbiamo grandi introiti, ma soprattutto hanno grandi introiti il fatto che le strutture alberghiere, i ristoranti, i pubblici possano lavorare non solo nelle poche settimane estive in cui c'è il turismo balneare, ma possono lavorare per molti molti mesi l'anno, ormai 6, 7, 8, insomma il tentativo sarà quello di mantenere aperte le strutture ricettive un po' tutto l'anno. Alcune già rimangono aperte e in futuro ci auguriamo che siano sempre di più quelle che lo fanno. Prima Linea, un programma che vede protagonisti uomini e donne impegnati tutti i giorni ad affrontare e risolvere i più svariati problemi, ma anche attenti a cogliere le opportunità, sfruttandole per il bene comune. Personaggi che ricoprono incarichi di responsabilità in ambito pubblico e privato. Uomini e donne in prima linea. Un format che prevede 10 puntate a stagione, con un fortissimo appeal verso i telespettatori. Prima linea.